maniera precisa i lavoratori e i cittadini di Taranto, perché ne va il futuro. Il primo problema, la prima domanda è: continua l'ambientalizzazione? Possiamo stare tranquilli? Seconda domanda: ci sono in forse dei posti di lavoro? Dobbiamo, voglio dire, preoccuparci per questo? Che azioni possiamo mettere in campo? Devo dire, per poi confrontarci con le altre città legate alla siderurgia, perché il destino di altre città è legato al destino della città di Taranto. Le notizie che abbiamo dal governo sono che ci sono 800 milioni, quindi non si ferma nulla, si prosegue, e l'altra parte restante spetterà a chi subentrerà nella gestione della grande siderurgia. E quindi, voglio dire, ci sono queste garanzie. Oggi ci confrontiamo su questi due argomenti fondamentali. Fermo restando che quando arriveranno quel miliardo e 300 milioni sarà ancora di più una accelerata all'ambientalizzazione, una garanzia per i posti di lavoro. Questo è l'auspicio, iniziamo con questo, a discutere di questo, di avere la certezza, ripeto, di questi 800 milioni che il governo mette a disposizione. Ci sono già. È la garanzia che nel piano aziendale ci sia appunto il compito di chi subentrerà di garantire l'ambientalizzazione e i posti di lavoro. Parleremo di questo, ci confronteremo e valuteremo le azioni da fare per poter continuare a controllare, ad essere informati ed informare i cittadini e i lavoratori, perché la serenità è un aspetto importante della vita. Una di queste azioni sarà senz'altro il pressing a livello istituzionale, non a caso ha invitato i parlamentari ionici. Certo, ci deve essere un unico traguardo da raggiungere. Non ci si può dividere né per appartenenza dei partiti o ideologica. Qui è un problema concreto: ambiente e salute e lavoro. Quindi noi, il Parlamento, i parlamentari, i consiglieri regionali, tutto il territorio, forze sociali, imprenditori, industriali, tutti insieme dobbiamo lavorare per raggiungere questo risultato.